Impariamo il giapponese con Demon Slayer. Demo haraimasu! Demo haraimasu vuol dire ma pago. Demo vuol dire ma. Haraimasu deriva da harau, che vuol dire pagare. Non confondete con arau, che vuol dire pulire. Arau, pulire. Harau, pagare. Demo haraimasu! Atama no katai kodomo da na! Atama no katai kodomo. Atama no katai vuol dire avere la testa dura. Kodomo vuol dire bambino. Quindi, tradotta tutta, sarebbe un bambino dalla testa dura, un bambino cocciuto. Atama no katai kodomo da na! Udon onegaishimasu! Udon onegaishimasu. Udon vuol dire udon, è un piatto tipico giapponese. Onegaishimasu come per dire mi dia, per favore, mi potrebbe dare degli udon? Udon onegaishimasu. Udon onegaishimasu! Kekkonshite kure! Taskete kure, l'abbiamo già visto, vuol dire aiutami. Però kekkonshite kure cosa vuol dire? Kekkonsuru vuol dire sposarsi. Kekkonshite kure vuol dire sposami. Taskete kure, aiutami. Kekkonshite kure, sposami. Taskete kure, kekkonshite kure. Ayamare, kotoru. Ayamare. Ayamare deriva da ayamaru, vuol dire scusarsi. Lui gli sta dicendo scusati e lui dice kotowaru, rifiuto. Ayamare, kotoru. Koi, futari tomo. Koi, futari tomo. Koi l'abbiamo già visto, vuol dire vieni, in questo caso venite. Futari tomo vuol dire voi due, venite. Koi, futari tomo. Koi, futari tomo. Kimochi waru yatsu da na. Kimochi waru yatsu da na. Kimochi waru vuol dire disgustoso, inquietante, spaventoso. Yatsu vuol dire tipo. È un tipo creepy, si potrebbe dire, o anche è un tipo inquietante. Kimochi waru yatsu da na. Kimochi waru yatsu da na. Koko ka. Mitsuketa zo. Koko ka vuol dire è qui. Koko vuol dire qui. Ka è per mettere la domanda. È qui? Mitsuketa. Mitsuketa vuol dire l'ho trovato. Mitsuketa. Deriva da mitsukeru, che vuol dire trovare. Mitsuketa, l'ho trovato. Koko ka. Mitsuketa zo. Inosuke, shikkari shiro. Shikkari shiro vuol dire riprenditi, tirati su, dai, forza. Inosuke, shikkari shiro.